stiamo per assaggiare la pizza in un cono. Questo è il lip cream di Sailor Moon per andare a affrontare la società di oggi. C'è scritto proprio così. Mafia? Ciao. Sei pronto per andare a cena? Dove? Non lo so, dove che ti porto? Ma com'è tecnologico però questo posto? Voglio il dessert che fuma. Ecco il dessert di oggi. Ecco qua il pranzettino di oggi. Questo è buono, sembra buono. Questo invece? Il tuo c'ha il salame, non lo so. C'è dentro il salame però. Quello piccolino. Vabbè. Sebastiano ha il salamino. Che ne sai? Stiamo per assaggiare la pizza in un cono. Non solo la pizza in un cono, ma quella all'ananas in un cono. Oh mio Dio, la pizza all'ananas in un cono. Anche i tavolini sono a pizza di cono. Guardate che belli. Questo è uno, dovete sapere che questa è una delle pizzerie più ricercate di Bangkok. Quindi andiamo subito a provarla, tanto paga Marco. È che andiamo, no, perché poi vado a cambiare. Andiamo. Non la vuoi assaggiare? Ma lo fare da Instagram Story. Ah, scusi. Quale vuoi prendere? Guarda che puoi scegliere. Dai, facciamo la prosciutto e funghi. La prosciutto e funghi small. Ham mushroom small. One please. Ham and mushroom. Te l'ho detto in giapponese? Ti ho detto ham and mushroom. Davvero? È che sono abituato. Grazie Marco. Grazie. Prego. Sempre un piacere. La prima volta che mi offri una pizza, vero? Una pizza sì. Guarda com'è felice, ma guarda che viene proprio, guarda, ci sono anche i programmi televisivi. Guardate, guardate lì, guardate anche qua, anche su, giù, a destra cosa c'è? Un pesce, c'è un pesce a destra, guardate. Devi fare lo zoom. Questa sarebbe la dimensione grande, mentre questa è quella più piccola, noi abbiamo preso la versione mignon. Guardate come veniva a prenderla grande. Ma io non la mangio. Beh, la assaggerai. Adesso ci fa vedere come la fa. Ecco qua che ci sta facendo la pizza cono. Vedete, perché praticamente mette dentro mette un po' di pomodoro, poi aggiunge un po' di prosciutto e funghi, la mozzarella, altro po' di pomodoro. Che bel lavoro. E poi la mette dentro lì nel magico forno. Avete capito? Che storia. E puoi anche portarla a casa, vedi? Questa è per portarla a casa. Alla sua casetta. Vedi? Guardate com'è carina. Non è una confezione. Magari se siete una famiglia potete. Sì, questo qua è per portare a casa. No, è la sua casa. La se casa vuoi comprare la casetta alla pizza cono. E poi vabbè, cioè deve essere. Devi prenderti cura della tua pizza cono. Perché lì vedi che vendono il peluche della pizza cono. No, ma guarda, qua ci sono altri peluche. E se li collezioni tutti? Io voglio collezionare le pizze cono. C'è anche quella alla cioccolata, forse la cioccolata sarebbe stato più buono. Vero? Guarda che mi sta impegnando per farla per non muovere il coso, quindi non è che puoi pretendere anche che sia divertente. Però guarda com'è stabile. Dovrebbero prendermi come testimonia. Ma guarda. Guardate che sta ancora girando il nostro cono. La pizza cono gigante. È carina, dai. Vuoi che ti faccio la foto? Ecco che è pronta la nostra pizza cono. Grazie mille. Ok. Che bello aspetto che ha. La pizza in un cono. Ah, ma c'è anche scritto come. Ah, vedi, qua c'è tutta la preparazione. Ma quanto sei felice di mangiare su un tavolo a forma di pizza cono, la pizza cono, con anche vicino la statua, il monumento dedicato alla pizza cono. Pizza cono. La pizza in un cono. Va bene. È la nuova sigla, dovresti cambiarla. Sai che magari il mio canale potrei chiamarlo Pizza Cono. Pizza cono. Però devo fare anche l'assaggio, eh. No, assaggi tu. Sia mai che nel tuo canale tu proprio ti si veda la tua faccia. Ma intanto mi si vede all'inizio nel trailer. È buona? Buona? Assaggio? Però non è proprio un cono. No vabbè. Questa salsa al pomodoro è quella lì che sta tipo di quella pronta al sugo pronto americano. Sì è buona. Non ti piace? Beh, non fa schifissimo, dai, comunque oggettivamente. I funghi sono buoni. Guardate poi com'è filosa la mozzarella. Non è tremenda, ho mangiato cose peggiori. Non è tremenda, dai. La crosta non è.
quella della pizza, no? È quella lì delle pizzette, quelle surgelate. È vero, a me piacciono però le pizzette surgelate, quelle che metti nel tostapane. Però se le compri in un ristorante magari no, capito? Cioè. Secondo me è buona, voto? Io? Voto. Da 1 a 10. Da 1 a 10, 3 e mezzo. Io gli do 6, perché comunque almeno l'idea era buona, l'esecuzione non mi ha soddisfatto, però non era tremenda secondo me. No, è peggio delle pizzette surgelate. Beh, le pizzette surgelate sono buone, quelle del tostapane, quelle pronte in 5 minuti. 5 minuti. Cosa vuoi? Ma gli dite qualcosa per favore? Ma per sono buone le pizzette surgelate. Io devo fare un viaggio con una persona a cui piacciono le speedy pizza. A me piacciono, a chi piacciono le speedy pizza scrivetelo nei commenti. E se siete vegetariani potete comunque gustarvi la pizza cono, tranquilli. Comunque siamo in questo department store che si chiama Terminal 21 e sembra di essere tipo dentro un aeroporto. Vedete, qua siamo nella zona di San Francisco, che sapete è famosa per le sue pizze cono. Ma i cessi dovresti vedere, perché sono veramente... Cioè, guardate almeno il cesso della parte di Kyoto, perché è bellissimo. Cappuccino time. Mi spiace un po' perdere il sapore della pizza cono. Vero. Guardate che belli. Guardate che belli ci sono i trucchi di Sailor Moon. Io sono impazzito. Soul Mafia è felicissimo e vuole comprarsi. Sì, comprami questo. Ma poi dopo dicono che ti voglio comprare. Non vuoi dare quell'immaginario? Ma cosa è vero? Non è vero. Questa non ti piace? Questa è una cipria, non posso usarla. Perché non usi la cipria? La coppa lunare è la cosa più bella comunque, che contiene al suo interno un blush. Un blush, che cos'è il blush? È quello che serve per farti le guance. Dai, fatti una guancina. Posso farti una guancina? No, non si può fare con le dita, si deve fare col pennellino. Ah, che cos'è questa? È cristallo d'argento e non lo so perché c'è una spugnetta dentro, ma non capisco. Questa è la spugnetta cristallo d'argento. Aspetta, che cos'è? No, sotto c'è della roba, quindi non capisco. Sotto c'è della roba, siamo in Thailandia. Bene, mi sembra un bel programma. Domani andiamo a vedere il nuoto sincronizzato. Beh, però sono belle, sono fatte bene. C'è anche Sailor Uranus. No, qua ci sono tutte. No, è Sailor Moon, è l'unica che non c'è, è Sailor Uranus. Questo che cosa sarebbe? È lip balm anche questo. Com'è che faceva lei? Questa è quella di Plutone? Urano. No, voglio quella di Plutone. Ma non le vendono, io non capisco perché. Come non li vendono? Questa che cosa sarebbe? Questo è un burro cacao, il burro cacao di Sailor Urano. Che sapete che lei non si metteva al rossetto. No, perché lei era maschiaccia. Infatti lo scoprirete nel video di Uke Seme. C'è anche Lady Oscar. Però no, Lady Oscar non è così. Ma Lady Oscar c'ha una vita. Sì, sì, per Saire Nobara sarebbe la di Oscar. Però è famosissima questa linea. Vedi che c'è anche Maria Antonietta. Però questa è famosissima per cui l'hanno un po' ridisegnata, perché c'è proprio da tantissimi anni, da quando ero in Giappone c'è. Però hai visto che... Cosa? Che cos'è? Le salviettine struccanti di Sailor Moon. Tra l'altro il design è originale. Se avessi già cambiato le soldi te li avrei comprati. Ah no, ma questi sono le maschere di Sailor Moon. Ma di bellezza? Mi sa di sì, Nishukan. Ah, ma c'è scritto in giapponese. Ah, ma è tutto in giapponese qua. Adesso non... Se ne sei accorto adesso? Sì, makeup remover. Ah, makeup remover allora. Però è una maschera. Praticamente è maschera remover e fresh mask. E c'è dentro per 2 settimane. E a tutti i gusti. Chi lo vorrebbe? Io. Questo è il lip cream di Sailor Moon per andare a affrontare la società di oggi, c'è scritto proprio così. Genzai Shakaide Tatakau. Lo vuoi? Per le ragazze, per affrontare la società d'oggi. Cosa vuol dire? C'è scritto così, per affrontare la vita di tutti i giorni. Io riesco a affrontare la vita di tutti i giorni, quindi ce n'ho bisogno. Sì, secondo me. Ma hai visto che è il design originale, tra l'altro, delle Sailor, non è quello rifatto. Guardate che bello, adesso qua siamo nel piano di Londra. Infatti c'è un brand giapponese. Sì, cosa è scritto? Stagione estiva, così, perché no? Questa è una di quelle maschere che vendono in Corea? Esatto. Sapete, nelle stazioni. Vedete che è proprio tipo un aeroporto. Si chiama Terminal 21. A Londra è proprio scritto così. Tu ci sei mai stato a Londra? Sì. Come mai? Ah, per il musical. Boh, così per viaggi, dai. Guardiamo anche l'orecchio di Marco. Mettiamola a confronto, no, con quella di... Dai che non mi lavo. Ma infatti faccio confronti, no? Ah. Ed eccoci. Questa è Tokyo. La cosa più bella del Terminal 21 comunque sono i bagni. Io. Sei tu e i bagni di Tokyo. Te e i cessi. Quindi stai dicendo qualcosa? Sono due cose diverse. Ma no, andiamo a vedere i cessi almeno. Scusa, siamo venuti qui apposta. Ah, eccoli qua. Tu andiamo sei andato apposta per i cessi. Guardate che belle anche le iscrizioni. Guardate che belli bagni. In pieno stile Edo o Teharai. Vabbè, adesso qua non posso farvi riprendere, ma vi assicuro che i cessi sono bellissimi. Vedete, c'è proprio la gente che viene a fare la foto proprio nei cessi. E noi non siamo da meno. Cosa ne dici? No, tu non sei assolutamente da meno. Guardate che meraviglia. Guardate che belli i cessi. Ma del termine della mano. Perché sennò è noioso. Ma cosa bella la
tua mano? Marco ha insinuato che la mia mano non è bella e ha detto che si è visto i miei video. Dai, la mia mano è bellissima. Scusa, eh. Non posso avere un canale dove non faccio vedere gli occhi e neanche le mani. Ma che cazzo di canale è? Infatti sei tu che devi far vedere la tua faccia nel tuo canale. Però è carino, adesso andiamo a Parigi. Il prossimo è il piano di Parigi. Guardate come sembra parigino. Cosa cazzo c'entra con Paris? Con i Tokyo Suites. Esatto, quella è proprio tipica di Hokkaido. Vi siete visti il mio video di Hokkaido? Ah, vedi che però vendono il Paul. Io ho proprio mangiato Paul. I carboidrati di oggi sono tutti quello che possiamo mangiare oggi. Non è male, vero? Beh, a te piaceva la pizza cono, quindi. Dici che questo video fa perdere tutta la mia credibilità. Rimasta, quella che era rimasta così. Dopo il video col natto. Esatto. Bene, questo è Starbucks, vedete, in pieno stile parigino. Madonna, ma cambia di brutto. Allora ragazzi, domanda di oggi: posso fare i video dritti senza mano o posso fare i video un po' più dinamici con la mano? Cosa preferite? Ammettete la mano, dai, fai te il doppiaggio. Ma perché i miei video sono anche per non vedenti. No, scusa, per non udenti. Ah, che quindi parli con le mani. Eh sì, dai, fai vedere, fai dei gesti appropriati. Cos'è? Ma no, ma devi farli a seconda di quello che dico. Tipo, la tua canzone. Cazzo, se devi rubare, dimmi che non faccio il video. No, ma io... Ah, ma sono loro. Riprendiamo le ladruncole. Occhi di gatto. Che battutone. Ma quante cose buone. Adesso andiamo a cambiare i soldi, così offro qualcosa anch'io a Sol Mafia. Mafia. Ciao. Sei pronto per andare a cena? Dove? Non lo so, dove vuoi che ti porto? In un posto costoso se paghi tu. Ok. Andiamo. Sì? Sì. Allora andiamo a mangiare gli unicorni. No, quello è un caffè. Andiamo domani agli unicorni. Dove vuoi andare? Voglio andare a mangiare le cose quelle buone. Voglio mangiare quelle cose sushi. Il sushi? Quello ci andiamo domani se ci invitano. Ah. E allora cosa mi chiedi? Non posso mangiare niente. Ma cos'è che c'è in questo ristorante? Brasiliano. Il brasiliano, a me va bene il brasiliano. Il brasiliano è buono, però costicchia, perché la carne brasiliana costa. Oppure che cosa c'è in questo ristorante? Andiamo a fare un giro. Vabbè, stiamo decidendo che cosa mangiare a cena. Se no, ma scusa, in quel centro commerciale non c'era. Beh, vediamo cosa c'è qua. Se non c'è niente, andiamo nel centro commerciale. Tanto c'erano un sacco di cose. Ieri abbiamo scelto il peggiore perché volevamo mangiare coreano. Coreano? No, è taiwanese, thailandese. Questa ve la devo raccontare. Quando ho presentato il Music Award qua, ho presentato un premio eccetera, ho detto Taiwan invece che Thailand. Però non si è capito bene perché parlavo male. Bene, allora adesso si parte. Benvenuti in un video di Serafini. Perché? Perché vuole specificare? Perché ci sono io. Vabbè, ma tu ci sei il venerdì. Guarda che ci sono un sacco di video dove c'è Kumiko, cioè, c'è sempre qualcuno. Tranne te. Beh, ci sono le mie mani, cazzo volete. No, mi piacerebbe esserci anche me. Cazzo che volete. Guardate che meraviglia, l'amore. È l'amore nell'aria. Finalmente si mangia qualcosa che non è thailandese perché sinceramente avevo un po' di fame. Guardate poi. Beh, però sei andato in palestra oggi, Marco, no? Esatto, quindi vedi, grande fatica. Sei andato in palestra, quindi anch'io sono andato in palestra, quindi ci possiamo permettere un hamburger. Siamo in negozio super nerd. Guardate che belline queste versioni cibi. Di cibi ho appena fatto un video. Guardate come sono grandi, sono enormi. Questo è quello di Arale, vero? Sì, infatti mi facevano morire dal ridere. Da dov'è che cagavano loro? Da qua, c'era il culo. Ah, tra l'altro mi sembra... Ah no, era ordinato di Keroro, sai che cos'è? Sì. Di Keroro, che c'è un personaggio uke. Lui è tutto contento, avrà trovato qualcosa di... Cos'è? Oh, ma... Arale e Atomino che si sposano. Chi è Atomino? Cosa sarebbe, il fidanzato di Arale? Io ho finito di recente il primo, mi voglio comprare il secondo, me lo consigliate? Lilletta mi ha detto che ha letto cose molto brutte sul primo, io sono giocato divertente. Devo dire che io sono un fan di tutti gli horror molto difficili, questi insomma. È più difficile rispetto tipo a un Biohazard, quindi un Resident Evil normale. Però diciamo che rispetto magari a un Siren non è che fa così paura. Qua c'è Sol Mafia che sta giocando a Dragon Quest, presumo, giusto? Non sai che non ho mai giocato io a Dragon Quest? Si chiama Teresa lei, tra l'altro. No, vabbè, Teresa. Teresa. Guarda. Vabbè, Teresa. Minchia, Teresa spacca, cazzo. No, usa quello. Mi sa più bello Torneco. No, io voglio Desdemona.
chi è Desdemona? Ma che gnocca questa? Questa Yuriko potrebbe farci il cosplay. Minchia, oh madonna, Desdemona quanto spacca. Qua c'è un amico di Soul Mafia che sta giocando con quattro tipo assieme. E guardate, questi sono tutti personaggi di Final Fantasy XV, vero? A proposito di Final Fantasy XV, cosa volevi dire? Lo sapete? È che Sebastiano sta... è un lavoro con Final Fantasy, incredibile. Sembrerebbe di sì, sembrerebbe Stiamo di sì. Stay tuned per aggiornamenti. Per aggiornamenti, perché finalmente posso coronare uno dei miei... È vero! Ma cosa fai questi? No, no, tu non sai usare le mani come si deve. Poi ti insegno, si parte da un... Cioè, ma quindi metti la mano anche quando ci sono io? Di solito sì, perché ah, così è un po'. Davanti alla faccia. Vabbè, comunque sto migliorando. A voi quale piace di più tra questi gonzi? Vabbè, comunque il negozio è figo. Voto? Voto al negozio? Figo. Ma io non vedo l'ora di giocare a The Evil Within. Ma allora, qualcuno mi spiega perché ci sono dei giochi con nomi fighissimi che però in giapponese hanno dei nomi fighissimi e in inglese dei nomi proprio a cazzo. Tipo, no? Biohazard è molto più figo di Resident Evil come nome. Ah, sono due cose diverse? È lo stesso gioco. Ah, sì? Sì, in giapponese si chiama Biohazard. Non lo sapevi? In giapponese Biohazard e da noi invece Resident Evil. Il problema è stato per copyright, perché c'era una band che si chiamava Biohazard in America, allora hanno dovuto cambiare. Però tipo anche The Evil Within, che è un nome orrendo, in giapponese si chiama Psycho Break. E parla proprio di uno psicopatico. Beh, non ve lo spoilerò. E sarebbe perfetto. Cioè, non parla di uno psicopatico. Sì, è un gioco figo. No, è un gioco. Beh, bello, eh. Guardate che carini. Vabbè, come li hanno decorati in modo carino tutti questi doraimetti. Questi li hanno fatti i bambini, tipo. Ah no, li vendono? Sì. Ma quello così brutto, scusa, questo è orrendo. Pensavo l'avessero fatto dei bambini. No, non fanno più bambini a fare quelle robe così complicate. Ma che ne so. C'è una luce bellissima qui. L'audio fa cagare, ma la luce è bellissima. Guarda che meraviglia che sei. Facciamo la foto a Marco. Dobbiamo farlo vedere bellissima. L'applicazione funziona, però c'è qualche problema. Ecco, va bene, dai. Comunque, in Thailandia si ordina così, direttamente dalla app, e si paga anche direttamente qui. È una figata, ma io voglio pagare in contanti e non posso. Ma com'è tecnologico però questo posto? Voglio il desert che fuma. Vuoi un cocktail? Potremmo bere qua, in effetti, la prima birretta, qualcosina. Così almeno ti posso fare la foto e fare la gnocca. Cosa ne dici? Vuoi fare la foto? Ma guarda che c'è una luce spettacolare, guarda che bella. Guarda. Wow! Oddio, ma te l'avevo detto che era divertente. Fa troppo ridere, dai, è bellissimo. Ecco il dessert di oggi. Beh, è divertente, no? Guardate che roba. C'è il fumo che va da qua fino a qua. Però devo dire che questo tavolo non rende. Fa le cose, fa le bolle. No, non sono le bolle, fa le fumo. Fumo però non dannoso. Non dannoso forse. Bene, sei divertito, sei contento che ti ha portato qui. Ti ha fatto fare un'esperienza nuova sul Mafia. Grazie, Serafino. Madonna, ma la tua ripresa è già più bella della mia, cazzo. Ma com'è possibile? Guarda. Ma perché? Non è male comunque. Chi di voi è la bitch rest in peace come me? Cioè, io quando tipo penso a una cosa, tipo non sto parlando, sembra che sono incazzato sempre. Se qualcuno di voi come me ce l'ha, scrivetelo sotto così mi sento meno solo. Grazie. Ecco, bene, finisce così il nostro giorno a Bangkok. Se vi siete divertiti mi fa piacere, se non vi siete divertiti pazienza, avete perso 10 minuti della vostra vita che non torneranno più. Al prossimo video, ciao! Vi ricordiamo che Flower, il nuovo singolo di Sebastiano Serafini, è ora disponibile nei maggiori digital store.